Ora siamo con gli organizzatori della traversata, la nuotata, famosissima nuotata dell'Eremo. Quando si svolgerà, Dario? Si svolgerà il 20 luglio e anche quest'anno riproponiamo i due percorsi. Alla mattina facciamo 1,5 km. Abbiamo abbassato l'età di partecipazione a 11 anni per dar modo anche ai più piccoli di assaporare le gioie del lago. Novità di quest'anno, per tutti una maglietta al momento dell'iscrizione. Al momento dell'arrivo abbiamo pensato che è giusto premiare i ragazzi che si cimentano in acque libere e a tutti daremo una piccola coppa argentata. Al pomeriggio 4 chilometri, ma dei 4 chilometri vi parla Flora. Ecco Flora, numerosi partecipanti anche questa edizione? Sì, pensiamo di avere come lo scorso anno oltre 300 nuotatori. Siamo già a quasi 200 nuotatori per il percorso più lungo, che si svolgerà dalla spiaggia del bar della Villa Pallavicino da Stresa, l'arrivo alla spiaggia di Reno di Leggiuno. Abbiamo anche alcuni concorrenti già iscritti che faranno addirittura il doppio percorso, vale a dire mattino 1,5 km, pomeriggio 4 chilometri. Bene, allora noi cercheremo di essere presenti con le nostre telecamere. Appuntamento alla prossima nuotata dell'Eremo 2013. Aspettiamo con un buon piazzamento come gli ha fatto gli altri anni. Bravo! Grazie!